Oggi abbiamo inaugurato la 20ª giornata dell'arte contemporanea con una nuova mostra qui al Museo Frangipane che rientra all'interno del liceo artistico Preti Frangipane. E i momenti sono stati impreziositi dall'orchestra del Conservatorio Cilea, dagli alunni, e abbiamo anche inaugurato una nuova mostra che si chiama Guardare Oltre, con tanti artisti che sono stati docenti e alunni del nostro liceo. Invitiamo tutti a venire a visitare il nostro museo. È la 20ª edizione, è organizzata da un'associazione nazionale che contempla diversi musei di arte contemporanea. Il nostro museo lo sottoponiamo a una visita particolare. Gli artisti sono tutti artisti contemporanei. Molti di questi artisti hanno donato alcune opere loro e quindi oggi abbiamo voluto anche mettere in relazione i lavori donati con i lavori naturalmente in questo momento messi a disposizione. Quindi ogni artista ha tre opere, per cui attraverso queste tre opere tu riesci a dare una lettura, diciamo, un po' della concettuale dell'artista stesso. Nello stesso tempo noi abbiamo voluto raccontare un'altra cosa importante, un'attività che è stata condotta in questo ultimo triennio da un gruppo di studenti di una classe che hanno realizzato un percorso tattile e a livello sperimentale, però già, diciamo, diverse opere all'interno del nostro museo possono essere lette anche dalle persone non vedenti. Quindi un museo inclusivo. Insieme alla sovrintendenza è stata condotta anche e sperimentata con l'associazione dei non vedenti e ipovedenti, che hanno dato un contributo proprio per far capire come diciamo, possa essere letta un'opera non soltanto sul tridimensionale ma anche sul bidimensionale, che è ancora più difficile. Com'è che nasce questa mostra invece di arte contemporanea che si chiama Guardare Oltre, che vuol dire tanto? Guardare oltre significa anche noi come istituzione vogliamo guardare oltre, andare oltre i nostri confini, quindi si parte dal territorio, quindi dal quartiere, per poi arrivare alla città e poi estendersi oltre. Naturalmente oggi è la giornata di festa, ma la mostra resterà aperta, il museo comunque è aperto ogni giorno, da lunedì a sabato, dalle 9 fino alle ore 13. Si può venire a visitare il museo, si può venire anche a visitare questo allestimento che è importante. Yeah, city now. Oh yeah.